Ciao a tutti, come state? Spero bene. Oggi si parla di un accessorio veramente fantastico, un gimbal assolutamente da avere. Voglio farvi però una piccola premessa. Allora, io ho scelto di, diciamo, riassettare un po' la mia attrezzatura da viaggio da quando ho ripreso a viaggiare con il solo bagaglio a mano, quindi con delle dimensioni ed un peso limitato, e da quando sono un felice possessore di GH5. La GH5 è una macchina fantastica che per il mio lavoro, per quanto mi riguarda, è l'ideale, però è una macchina abbastanza robusta, grossa, per sfruttarla al meglio ci vogliono almeno un paio di lenti, è abbastanza pesante soprattutto quando utilizzo 17-50 con l'adattatore, quindi necessita anche di un cavalletto che sia abbastanza corposo per reggerne bene il peso. Se voglio fare delle riprese stabilizzate ho bisogno della Steadicam, quindi per riuscire a sfruttarla bene, a fare tutto quello che vorrei, dovrei portarmi dietro un bel po' di roba. Ho tutto, però sono comunque cose abbastanza ingombranti che in un bagaglio a mano non possono stare, e quando sfrutti quelle fantastiche offerte di EasyJet e Ryanair non puoi portarti dietro più di tanto, anche perché nel bagaglio a mano deve starci anche l'abbigliamento, i cambi, l'intimo, tutte quelle cose lì. Di conseguenza mi sono messo un po' a guardare su internet, un po' a pensare a quali sono davvero le mie esigenze, e sono andato a diciamo disegnare quella che potrebbe essere la mia attrezzatura ideale da viaggio, e l'acquisto di cui ora vi farò una recensione nasce proprio da questa necessità. Come corpo macchina principale ho una GoPro Hero 5, intendo per i viaggi, quindi come corpo principale per il travel vlog ho una GoPro Hero 5. Ho scelto una GoPro Hero 5 perché comunque è un action cam molto performante, non credo farò la recensione perché ormai è già uscita da un po' e pieno il web. Non ho scelto la 6 perché le differenze che ci sono per me non sono fondamentali, e con la Hero 5 mi trovo molto bene, foto incredibili anche in RAW, video ottimi a qualsiasi risoluzione, tanti FPS, comandi vocali che funzionano alla perfezione, l'app che funziona a meraviglia, l'autonomia è buona e soprattutto è anche impermeabile, quindi volendo anche sotto la pioggia in condizioni abbastanza estreme posso utilizzarla. Inoltre posso appunto utilizzarla anche per lavoro, laddove la mia GH5, la Sony A6300, non posso utilizzarle, tipo appunto sott'acqua, attaccate a moto, macchine, caschi, surf e tutto quanto. Quindi, risolto il problema del corpo macchina, ovvero GoPro Hero 5 per i miei viaggi, ho dovuto abbinare a questa action cam due accessori che mi permettessero di fare qualcosa di un po' più studiato e di un po' più carino. Per le riprese statiche me la sono cavata veramente con pochissimo. Questo è un Gorillapod, non quello originale della Jodi eccetera, però è veramente buono. Lo avevo identico ma blu per le precedenti action cam, ma ho perso la vite qua in alto, quindi l'ho ricomprato, costa veramente pochissimo. Le zampette sono veramente resistenti, dove lo mettete lui sta, e per corpi macchina molto piccoli tipo magari le compattine, le action cam, è veramente perfetto, è ideale per metterlo sul tavolo, riprenderti mentre mangi, fare i timelapse, oppure tenerlo anche così volendo per fare un po', per fare i vlog tipo Casey Neistat. Dopo quello mi sono ovviamente concentrato sul fare riprese in movimento, perché va bene la GoPro tramite software può stabilizzare la ripresa, però comunque va bene per riprese a mano libera, per qualche pan, tilt, però non va bene per camminare, girare magari intorno ad edifici. Ci vorrebbe qualcosa tipo appunto un gimbal elettronico. E quando ho visto questo su Amazon ho detto potrebbe fare il caso mio, anche se è un gimbal per smartphone. Sì, perché lo Zion Smooth Q è un gimbal per smartphone, però Amazon ci viene sempre in aiuto e in bundle fra gli acquisti suggeriti e collegati mette anche questo fantastico e praticissimo adattatore in alluminio con questa staffa utile a tenere sulla GoPro le due viti. Le viti che vi danno in dotazione sono già ottime, ma io sono paranoico e ne ho messe due che secondo me sono più resistenti, però sono ottime comunque. Alla fine va a prendere le dimensioni di uno smartphone normale e quindi può essere tranquillamente utilizzata sul gimbal. Allora, vi vado subito a parlare dei pregi e dei difetti di questo gimbal. Allora, è fantastica la costruzione, i tre motori sono in alluminio, il manico è in plastica, ma un'ottima plastica fatta bene, molto ergonomica, anche con la mano sudata non scivola in nessun modo, è veramente studiata bene la presa e mi sono trovato veramente bene. Non è che l'abbia sfruttato per 8 ore di fila, però comunque un paio d'ore ce le ho fatte e veramente nessun problema. È anche ben bilanciato, quindi non affatica mai il polso, il gomito, la spalla, è veramente calibrato bene.
Anche la qualità dei pulsanti è ottima, buono il feeling quando li premi, ottimo anche il joystick, fantastico. È un gimbal pensato per gli smartphone, di conseguenza si dovrebbe scaricare l'applicazione che si chiama, mi pare, ZY Play, e tramite quella si può collegare il gimbal allo smartphone e tipo comandarlo da remoto con questo pulsante, quello col pallino rosso che va a avviare e stoppare la registrazione. Però io l'applicazione non ho nemmeno mai scaricata, perché con gli smartphone non faccio video, e vi spiego come utilizzarlo con un action cam. Andiamo a riprendere in esempio questo pulsante col pallino rosso, perché è importantissimo, perché è il pulsante di on off, quindi noi andiamo a tenerlo premuto per 3 secondi, il nostro gimbal si avvia ed è pronto a stabilizzare la nostra ripresa. Vedete come sia egregiamente stabilizzata la nostra GoPro. Anche se io giro il manico, lui mi segue con un movimento molto fluido e molto preciso. Allora, io per i miei travel vlog utilizzo sempre il look, chiamiamolo lineare, non uso mai il super view, perché il fisheye mi piace molto in alcune fotografie, in video sportivi, ma nei video di viaggio preferisco avere una visione, diciamo, più tradizionale. Se però utilizzate il super view, questo motore entrerà nell'inquadratura e si può ovviare al problema o non utilizzando il super view o filmando così non c'è nessun problema di questo tipo. Detto questo, andando a premere il pulsante che sta sopra, il pulsante di on off, una volta si va a cambiare modalità e basta andarlo a premere, e vedete che se io giro il gimbal lui non mi segue più. Però tramite il joystick posso fare dei movimenti di pan e tilt veramente fluidi, precisi, puliti, che rendono veramente tanto. La caratteristica fondamentale che si va a cercare in un gimbal quando lo si vuole comprare è come stabilizza. Vi lascio adesso un video test per farvi vedere quanto possa lavorare bene. Beh, avete visto che si comporta molto bene e inoltre riesce a durare più di 10 ore la batteria, quindi veramente tanto, e vi portate a casa una giornata tranquillamente. In casi estremi, comunque, tipo magari lo portate a fare un'escursione e dormite in tenda fuori, c'è l'ingresso USB, quindi vi basta un power bank e lo potete ricaricare. Utilizzarlo, come vi ho fatto vedere, è veramente semplice. Ma adesso veniamo al lato negativo, lo poso un attimo. Prima che mi dimentico, c'è anche la vite per il treppiede. L'unico lato negativo che ho riscontrato in questo gimbal, ma non nel gimbal in sé, nella confezione, sono le istruzioni. Sono veramente poco chiare e confusionarie. Quando voi lo tirate fuori dalla scatola dovete fare due operazioni: aggiornare il firmware e calibrarlo. Sono due operazioni che insieme vi porteranno via 3 minuti e sono veramente facili da fare, ma nelle istruzioni praticamente non c'è scritto nulla. Ho dovuto reperire tutto online, ma adesso cercherò di farvelo capire stringendo il più possibile, ma comunque in descrizione, oltre al link per acquistare il gimbal e l'adattatore per action cam, vi lascio anche una piccola guida per aiutarvi ad aggiornare il firmware e a calibrarlo. Fondamentalmente quello che vi sto dicendo funziona uguale sia per Mac che per Windows, e vi lascio i link per Mac e per Windows, quindi non vi preoccupate. Dovete scaricare 3 cose per aggiornare il firmware: i driver, li scaricate, li installate, si installa in automatico e avete già finito; il firmware nuovo, che vi consiglio di mettere sul desktop, almeno ce l'avete in comodo; è un programmino di quelli molto leggeri che vi consente sia di aggiornare il firmware sia di calibrarlo. Una volta che avete aperto il programmino, sopra avrete scritto open, cliccate e lui andrà a cercarvi driver. Poi sotto c'è una banda bianca con scritto browser, lì andate a cliccare e dovete reperire il firmware nuovo che vi ho detto di mettere sul desktop. Fate ok, apri, e sotto ci sarà la scritta aggiorna, mi sembra che sia una riga azzurra con la scritta. Cliccate lì e in un minuto vi ha aggiornato il firmware, quindi veramente facile e veloce. Per calibrarlo dovete usare sempre lo stesso programmino nella voce calibration, e praticamente vi farà vedere 6 posizioni differenti in cui voi dovete tenere per un tot di secondi per ognuna il vostro gimbal. Vi farò vedere lo schema, quindi è veramente facile.
Fate queste 6 posizioni in maniera corretta, vi dirà calibration successful con un bel tick verde e quindi sarete a posto. Quindi è veramente facile, però nelle istruzioni non c'è praticamente scritto nulla e non so il perché. Un'altra cosa che non c'è scritta ma è assolutamente fondamentale: se voi utilizzate un adattatore di questo tipo, comunque uno smartphone abbastanza grande, dovete estendere al massimo questo braccio qua, quindi questo, e c'è questa rotellina qua. Voi la svitate, allungate il braccetto, la restringete e il braccio prende la sua massima lunghezza, e così vi può stabilizzare tutto quanto senza problemi. Però è una cosa assolutamente fondamentale che si fa fatica a trovare e o a capire, quindi ve lo dico, almeno vi tolgo un problema. Che dire, fondamentalmente vi posso parlare solo bene di questo gimbal, che costa veramente poco e vi dà tanta tanta qualità, soprattutto se volete portarvi dietro un oggetto che vi consente di stabilizzare le vostre riprese al meglio, spendendo poco e avendo il massimo della resa. Boh, quindi conclusioni, niente, costa poco, è fantastico, funziona alla perfezione, lo porterò sempre dietro, straconsigliato. Vi lascio in descrizione tutto quello che può riguardarne l'acquisto e il primo avvio. Vi invito a venirmi a cercare sui social, che vi lascio in descrizione, e di iscrivervi al canale, ovviamente, perché iscrivendovi al canale, spuntando anche la campanella, non vi perderete nessun video che arriverà, e vi prometto che ne arriveranno delle belle. Ciao ragazzi!